Chi parte? Una domanda semplice, è una conferenza stampa per cui dire qualcosa in particolare? Oppure... Beh, l'ultima conferenza stampa che io ho fatto non è stata proprio eccezionale per quello che era il mio futuro, no? Perché, beh, l'anno scorso sì, chiaramente. Esattamente un po' come questa, cioè vi comunico che anche oggi do le dimissioni, e ti piacerebbe a te, no? E mi dispiace, stavolta non è così, stavolta non è così. Nonostante tutto quello che è successo, nonostante ho voluto iniziare con una battuta perché io intendo sdrammatizzare tutto quello che è successo negli ultimi due giorni, perché per me è a dir poco ridicolo. Bravo, strappo, quelli è. Strappo, perché si inizia una nuova pagina da oggi, strappo, puoi iniziare a scrivere perché è giusto che sia così. Sdrammatizzo quello che è successo, attenzione, quello che è successo è gravissimo, è un qualcosa che onestamente non mi aspettavo, non credevo fosse il caso che succedesse, però è successo. Non bisogna giustificare nessuno, bisogna dire che noi siamo contro queste cose. Io voglio chiedere pubblicamente scusa ai miei calciatori, ai nostri calciatori, a quelli che dovrebbero essere i calciatori di una città intera, a quelli che dovrebbero rappresentare i nostri colori, i nostri, perché qua siamo, buona parte siamo tarantini, ma forse soltanto con le chiacchiere, poco nell'animo. E quindi mi sento di chiedere scusa a loro, perché probabilmente da dirigente si poteva fare qualcosina in più, io potevo fare qualcosina in più per cercare di evitare quello che è successo, però alla fine è successo. E quindi bisogna assolutamente andare avanti, bisogna assolutamente prendere atto di quello che è una situazione momentanea. Bisogna farsi una domanda però, no? Il perché succede questo? Il perché? Vogliamo limitarci a tre prestazioni non eccellenti, parlo a quella prima di domenica, quindi tre prestazioni non eccellenti che però che hanno portato 7 punti? Vogliamo limitarci a quello? Limitiamoci. Però lo sapete pure voi che non è così, no? Sapete pure voi che probabilmente tutto l'accanimento che ogni settimana c'è attorno a questa squadra, tutte quelle che sono, come voglio dire, quello che ci si aspetta da questa squadra è sempre un qualcosa che deve essere estremamente eccezionale. Non considerando che il Taranto è dalla stagione 89-90, togliendo parlo la partita di domenica, che non aveva una media punti così alta. E la gente si lamenta. La gente, non me ne vogliate, i giornalisti, gli addetti ai lavori, si lamentano tutti. Si lamentano. Ma eppure quando scrivete voi penso che fate come me, cioè, o meglio io faccio un po' come voi, guardo i numeri, guardo le statistiche, guardo tutto. Ma non è bastato, si vuole sempre di più. O si vuole cercare per forza il pelo nell'uovo. E poi si arrivano a conseguenze come quella di domenica, che magari alla prima partita persa, perché è la prima, perché quella di Bisceglie io non l'ho persa, perché me riprendo i 3 punti di Bisceglie, alla prima partita persa succede che la gente è talmente esasperata da venire allo stadio e menare i giocatori. E allora un po' di responsabilità forse ce l'abbiamo un po' tutti, se questa città non cresce. Ce l'abbiamo un po' tutti, se questa città continua a reagire in questo modo. Che volete fare? Vogliamo continuare a fare la guerra di Topolino e Paperino? La guerra che non serve a nessuno? Ma questo, scusa se ti interrompo. È anche riferito a, purtroppo, a qualche tuo collega. No, vabbè, a parte questo, ma non è un po' giustificare? No, cioè, assolutamente. Sembra quasi spostare. Cioè, no. Prima di esasperazione... Da chi è generato? Scusatemi, no, io vi faccio una domanda semplice, mi permetto di farvela io a voi. Ma perché il clima doveva essere così esasperato se io ho fatto 3 partite 7 punti e se ho fatto 8 partite 20 punti? Ma fatemi capire, da cosa è determinato questo clima di esasperazione? Perché? Non c'è una risposta, certo. Onestamente, non posso pensare che siamo diventati tutti così tecnicamente e tatticamente validi da addirittura essere delusi se il Taranto per 3 partite non gioca bene. È perché giustamente qua siamo stati abituati a vedere il Milan, la Juve e l'Inter di Mourinho, però. Siamo stati abituati a vedere questo, no? E poi ci lamentiamo, 22 anni che siamo nel baratro, 22 anni che non è... 22 anni che sono costretto a vedermi i risultati delle altre squadre perché il Taranto non compare in live score. Perché la Serie D non compare. Va bene che ci davano vincenti anche 3-0.
Su? Sul televideo diceva Taranto 3 a Turis. Era quello che noi volevamo, allora, purtroppo non è stato. Allora voglio dire, cosa vogliamo fare? Vogliamo continuare a fare? Oggi ho letto il punto di un altro addetto, ormai purtroppo ahimè vecchio addetto ai lavori, il punto sull'incompiuto del Taranto. Mi sembra la fotocopia di un articolo che ha fatto un vostro collega, non so se si può chiamare collega chi fa i siti, e non so se è riconosciuto. È uguale, la fotocopia. Forse perché io non scendo a compromessi con nessuno, forse perché io non c'ho niente da spartire con nessuno, forse perché io non do niente a nessuno, non mi interessa, così voglio morire. Francesco, tu hai detto che il clima è avvelenato intorno alla squadra nonostante la media punti elevata, ma tu non pensi che, e tu lo sai perché l'anno scorso c'eri, cioè il clima non è che è avvelenato, è il tifoso tarantino che si è approcciato a questo campionato con un solo possibile scenario finale, la vittoria, perché non è consentito sbagliare una cosa. Che è esattamente il nostro solo unico scenario, il mio e di quello dei nostri ragazzi. Ecco spiegato il motivo. Assolutamente no, perché se l'esasperazione deve portare alla violenza, no. E chi esaspera? Chi esaspera? Tutti coloro che stanno attorno a questa squadra. Voi non vi rendete conto della responsabilità che avete quando scrivete Montervino è bravo, Montervino è scarso. Non vi rendete conto in una città che è sofferente. E perdonatemi, non vi rendete conto, io sto generalizzando, so benissimo che ci sono delle persone che fanno benissimo il loro lavoro, o meglio, lo fanno senza cattiveria, senza secondi fini. C'è purtroppo qualcuno dei vostri colleghi che non è così, non lo fa per questa maniera. E adesso cosa facciamo? Adesso ecco lo sfogo di Montervino, così adesso spostiamo l'attenzione su di me e vediamo se vengono a picchiare anche me. Spostiamo l'attenzione su Montervino adesso, spostiamola. È 2 settimane che si continua ancora a parlare, Esposito ha preso le botte, alla prima partita da titolare. Volete sapere come la penso io? Sono un mese che siccome ho preso Esposito e non Balistrieri, c'è qualcuno che rompe, non mi fate continuare, sennò la società mi multa e non è possibile. Perché? Forse devo pensare a qualche interesse particolare su Balestieri o sull'ancora Ciarcià, che si parla ancora di Ciarcià. Portiamo ancora dei... Vabbè, non mi piace parlare di gente che non c'è. Però non so se mi sono spiegato, Alfredo, cosa voglio intendere sì, io. Sì, sì. Quello che potremmo sapere, anche a nome dei tifosi, cioè, se questo gesto, perché purtroppo è stato un atto di una minoranza, diciamo... Dalla quale molti si sono dissociati. Assolutamente, meno male, perché il Tarantino, io credo che il Tarantino vero, il tifoso vero, non è quello che... Però purtroppo è successo, lasciamo stare, ormai... Ci possono essere conseguenze psicologiche per la squadra? Ma, sì, no, una sola, che ci siamo uniti ancora più di tutti, e più di prima. Una sola, perché tanto non è che a me servono... gli schiaffi per capire o per confermare o per dire che il Taranto secondo me è la squadra più forte di questo campionato. Non mi sembra manco che me lo dice Gianni, che me lo dici tu o come lo dice Dante Sebastio che questa è la squadra più forte del campionato. Non me ne frega niente. È il mio pensiero. Sono pagato dalla società per esprimere il mio giudizio e per comprare e vendere giocatori. Da chi decido io e con le condizioni che detto io, chiaramente sempre con il placet della società. Ringrazio pubblicamente il presidente Zelatore quando qualcuno ha cercato di mettermi in discussione ho detto no, perché io le mie scelte le condivido sempre, prima con i mister tecnicamente, poi con la società economicamente. Francesco, una domanda diretta, proprio certo, molto certo, diretta, come certo, va di essere certo, certo. Questa squadra, così come è costruita, può vincere questa sì. Squadra? Sì. Non ha bisogno di qualche ritorno? Quello lo vediamo dopo. Io quello che voglio, quello che vi chiedo è di fare il parallelo con la squadra delle prime 9 giornate dell'anno scorso, non delle ultime. Le ultime 20 partite, dal 25, anzi dal 1 dicembre al 10 giugno, il Taranto ha fatto 20 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta. No, 2 con l'ultima. Era la squadra che era arrivata a dicembre. Siamo partiti nello stesso periodo e abbiamo 7 punti in più dell'anno scorso. E stiamo facendo cosa? Cosa? Stiamo massacrando dei ragazzi che hanno fatto già 20 punti? Ma come cacchio ragionate?
Ma come pretendete che i ragazzi vanno in campo e sono spensierati? Sono ragazzi di 18 anni. Ragazzi, questa squadra ha l'età media più bassa di tutta la Serie D. Di tutta la Serie D. E io devo preoccuparmi di cosa? Di far essere contento Alfredo o Guglielmo o Gianni o Dante? Ma che cosa me ne frega a me? A me mi interessa il risultato sul campo. A me mi interessa che questa squadra deve portare in alto i colori del Taranto. E con questo comportamento che purtroppo tanti hanno, non va bene. Non va bene. Tanti sono fatto così, non mi ricordo il tuo nome, per cognome ti ricordo lui. Ti sono fatto così, prenderlo o lasciare, sono antipatico. Sono antipatico, sono presuntuoso. Sono presuntuoso. Però sono abituato a guardare i numeri. Si sta mettendo addosso a questa squadra uno stress allucinante. Quando non avete capito, nessuno di voi ha capito che questo è l'unico e ultimo vero anno della storia del Taranto. Se si fallisce siamo morti, tutti. Anzi, onestamente, io me ne vado a casa mia, non vivo manco più qua. Quindi forse continuerò a fare calcio, forse. Questa città sarà morta. Ma non a chiacchiere, uniti si vince. E ho bisogno di tutti, non io, la squadra. A me mi potete pure massacrare, da un orecchio mi entra, dall'altro mi esce. Onestamente non me ne frega niente. Zero. Di tutti. Di tutti. Prego. Francesco, volevo chiederti, comunque alla luce della prestazione di Statore del Greco, come la giustifichi? Perché è arrivata prima degli episodi di contestazione, comunque condannabili, senz'altro. Come spieghi quell'atteggiamento della squadra? La squadra ha fatto una partita, a mio avviso, pessima. Anche se per 70 minuti il pallino della partita l'abbiamo avuto noi. Ma è poco, è troppo poco. Il Taranto deve andare e si deve imporre. C'è poco da fare. C'è poco da fare. Ma cosa pensate? Che noi siamo stupidi da non capire che si sono fatti degli errori? Io quando dico noi, perché essendo la persona più vicina allo staff tecnico, per vostra conoscenza, la formazione la fa soltanto Michele Cazzarò, comprese le sostituzioni. Per vostra conoscenza lo dico. Se dite il contrario, mancate di rispetto a un ragazzo che è un tarantino verace, non parlo di me, parlo di Michele. Mancate di rispetto a una persona che muore per il Taranto. Mancate di rispetto a una persona che avete voluto voi, soprattutto. Però mi sfugge una voce. Queste cose sono uscite... Luigi, se vogliamo far finta che non le abbiamo dette, lo diciamo. Cioè, no, no, scusami, sulla stampa pure fa riferimento a delle voci, quello che si respira. Non solo quello che si respira, anche quello che velatamente si scrive. Perché, ripeto, qualche vostro collega velatamente, poi chi vuole capire capisce, scrive delle voci. Beh, assolutamente, sì, certo, chiaramente. Ma la colpa non può però sempre essere giornalisti, scusami. No. Fermo. Beh, certo, la colpa della sconfitta, no. No, la colpa della sconfitta, no, certo, la colpa è nostra, semplicemente nostra, della sconfitta. Quindi la colpa tecnica è nostra. La colpa ambientale, se permettete, una buona percentuale la metto anche a carico vostro. Tu non sarai d'accordo, però Gianni, mi permetto di suggerirti che quando fai una telecronaca la domenica, giustamente, tu sei libero di fare quello che vuoi perché sei tu il telecronista e fai come te pare. Però devi anche pensare che probabilmente tanta gente è attaccata a quello che tu dici. Cioè, hai una responsabilità importante. E se dici che Montervino è scarso, probabilmente qualche pazzo è talmente scarso, probabilmente qualche pazzo scatenato può venire allo stadio e dici tu sei scarso e ti può menare. Allora, tutto questo, momento, tutto questo alla nona giornata dopo aver fatto 6 vittorie e 2 pareggi. Quindi prima della prima sconfitta. Questo si vede. Adesso vorrei dirti, Gianni, allora prendete un altro, andate, fate un'associazione, andate al presidente e dite questo direttore è scarso, è troppo scarso, deve prendere quest'altro. Fatelo voi il mercato, fatelo voi. Ma perché dice questo? Scusa, nessuno ha mai contestato il tuo modus operandi? Nessuno? Magari lo si è fatto in maniera tranquilla, come ma non è vero, ma non è vero. Cioè, alla fine tutti
tutti auspicano di uscire al più presto da questa categoria. Ma allora forse voglio dire, non Alfred, penso ci sia un pazzo che voglia rimanere in questa. Ti dico un'altra cosa, ti dico un'altra cosa. Così come ho detto anche a un tifoso, così come ho detto, io se non vinco il campionato, io mi ritiro. Forse non mi sono spiegato. Io mi ritiro. E se vado dal presidente e dico bisogna prendere Gozza perché è un grande attaccante e penso che vinciamo il campionato e non me lo prendo, io discuto col presidente. Allora qua dovete pensare semplicemente che tutto quello che si fa è per cercare di vincere questo benedetto campionato e non si può alla nona giornata dire quello non è buono, quello è più scarso, quello è meno scarso. Non è giusto, dopotutto, dopo aver fatto 20 punti su 8 partite, non è corretto. E voi questo peso, certe volte, non lo sentite. Io sì che ci sto dentro. E me ne dispiace per un gruppo di calciatori che onestamente ha fatto anche più di quello che io pensavo potesse fare all'inizio. Ora, onestamente, vi dico che mi aspetto che facciano molto di più di quello che hanno fatto nelle ultime 3-4 partite. Quello che io oggi sto facendo non è una conferenza stampa, Alfredo. È un appello a tutti quanti a comportarsi in maniera etica giusta. Perché qua ci sta anche l'incolumità di ragazzi di 18 anni. E abbiamo una responsabilità e tutti quanti dobbiamo metterci lì e pensare prima di dire o scrivere una cosa. Tutti, anche il sottoscritto. Ma questo che entra nelle capacità di ognuno, cioè se uno fa un mestiere cerca di farlo al meglio, cioè ci mancherebbe. Cioè, certo. Non vorrei che passasse il messaggio che io, come giornalista, giusto, non devo esprimere il mio pensiero, comunque fare una mia informazione. È chiaro che poi ognuno può fare il mestiere bene o male, scrivere, però se tu mi dici che io non posso dire che un giocatore ha giocato male, per dire, no, non ti ho detto questo. Io ti ho detto che no, se tu dici che un giocatore è scarso, che è diverso. Io non ho detto che un giocatore ha fatto male a Luigi. Cioè, ma allora io non mi permetterei mai di dire a Luigi. Non vorrei che così fosse no, l'obiettivo, capisci? Ci siamo capiti, cosa vogliamo dire, Luigi? L'hai capito molto sì, bene anche tu e io ti ringrazio per aver sottolineato un qualcosa, così lo capisco anche chi non ha voluto capire. Quasi è capito benissimo quello che tu correttamente fai. Come si capisce, penso bene quello che io faccio. Pensate che io debba dirvi, vi possa mai dire io, Francesco Montervino, che ha costruito questa squadra insieme ai mister e al presidente, vi possa mai dire questa squadra è scarsa, non potremmo mai vincere il campionato? Io, che anche quest'anno ho fatto la squadra in 15 giorni, siamo partiti l'8 agosto, il 9 agosto anche quest'anno, e ancora parlate, abbiamo 20 punti. Allora io dico, ma cos'è tutto sto stress? Ma tutta questa agitazione? Ma cos'è? Ma cos'è? Ma non riusciamo a governare le emozioni? Ma che? A me mi viene da ridere, lui, mi viene da ridere. Alla vigilia è la partita più importante di questo periodo, perché non sarà la partita più importante nostra. Mi viene da ridere. E dico, siamo esauriti. Ieri ero a Napoli, in trasmissione, perché ho un contratto con una TV privata napoletana, e purtroppo l'ho fatto prima di diventare direttore sportivo del Taranto, e quando hanno letto dell'accaduto, sono rimasti senza parole. Senza parole. E vorrei sapere pure cosa mi hanno detto. Sì, però direttore, non mi dite che i tifosi sono così, sembra una cosa montata d'arte. Giornalisti importanti, lui, io mi auguro che tutti quanti noi riusciamo a fare delle partite contro le squadre appartenenti a questi giornalisti. Però questa è una cosa montata d'arte. Onestamente, ti devo dire la verità, non posso pensare che un tifoso è impazzito, è venuto lì soltanto perché si è perso. Penso che c'è stato, non credo che c'è stato uno che ha detto andate là e me la giocatori. No, non credo proprio che ci sia stata una persona che abbia detto andate là e me la giocatori. Però credo che ci sia stato uno stress attorno a questa squadra nelle ultime 3 settimane, talmente grosso, talmente alto, che abbia indotto a persone magari che ci tengono in maniera troppo esasperata al Taranto, tali da arrivare qui e avere quella reazione. Allora io dico, ma che cosa gli devo andare a raccontare alla mamma di Ammirati? O al fratello di Contasio, o al papà di Gennaro Esposito, che ha fatto una partita a picchiare 4 scaffi e un pugno. Direttore, scusami, tu calcisticamente parlando hai giocato d'anticipo, quindi mi hai anticipato un po' nella domanda, visto che è una conferenza di chiarezza, io vorrei che tu mi chiarissi proprio il rapporto con lo staff tecnico. Io
conosci. No, no, scusami, scusami. Fammi no, ti ringrazio che mi avete detto. Io te l'avrei fatta con quella domanda. Io poi a me non piacciono i giri di parole. Io sono cresciuto in mezzo alla strada come sei cresciuto tu. I rumors che ci sono che non ci sia piena sintonia tra te e Mister Cazzaro. Io vorrei, visto che è da quest'estate che non ci sentiamo noi, che tu chiarissi una volta per tutte questo. Guarda, questo sai perché? Questo accade quando di fronte avete una persona, si trova una persona onesta e schietta come me. Perché se io avessi detto, così come ho fatto in trasmissione quando sono stato da Gianni, avessi detto, ho sempre voluto Cazzarò, Cazzarò è il mio allenatore ideale, avrei preso per il culo tutti e oggi eravamo tutti felici e contenti. Soltanto perché io ho detto, la mia idea iniziale era un'altra, ma poi ho condiviso la tarantinità che mi hanno, fra virgolette, non imposto, ma dettato i presidenti, l'ho condivisa non solo, l'ho presa, anzi l'abbiamo migliorata e abbiamo messo alla guida del Taranto un tarantino vero. È uno staff di tarantini veri, che lavorano in grande sintonia e che sono, non voglio dire protetti, voglio dire forse aiutati, forse io faccio un po' da cuscinetto per loro. E se hanno voglia di un consiglio, glielo diamo. Glielo diamo, glielo do. È semplicemente questo. Io, non c'ho, se volevo fare l'allenatore, facevo l'allenatore, c'ho anche il patentino, l'ho preso anche quello 10 anni fa. E lo posso fare in questa categoria. Avrei detto a Buon Giovanni Zeratore, facciamo così, facciamo all'inglese, direttore allenatore, decido tutto io. Non lo faccio perché io voglio fare il direttore. E se qui c'è Michele Cazzarò, Pepe Padovano, Giampaolo Spagnolo, Maurice Consiglio, Paolo Redavi, è perché io credo che questo staff sia il migliore in assoluto. E non facciamo gli errori di comunicazione che si fanno sempre. Ah, quando uno dice che è il suo miglior amico, è chiaro che è il suo miglior nemico. È una stronzata. È proprio una stronzata. Non ho nulla da nascondere a nessuno, non me ne frega niente. Michele Cazzarò, Pepe Padovano, Giampaolo e Paolo fanno tutto in totale sintonia e pensano con la loro testa, perché se io li devo cacciare via, li devo cacciare via perché hanno pensato con la loro testa, non con la mia. Che sia chiaro, non mi permetterei mai, beh, l'hanno detto anche di Battistini, che gli facevo io la formazione, forse perché uno è particolarmente preso, o forse perché uno è particolarmente presente, o forse quasi abituati a quelli giacca e cravatte che venivano a Napoli ogni 15 giorni. No, io sono animale da campo. Perché ancora voglio sentire il profumo dell'erba. Vabbè che qua erba al campo B non ce n'è, però. Parlando della squadra, Francesco, pensi che gli atleti che hai portato abbiano risposto alle aspettative? In parte, qualcuno sì. Qualcuno sì, come? C'è qualcuno in particolare che ti ha deluso? Ma sicuramente ci sono giocatori sul quale io conto tantissimo e che ancora non si sono visti, non si è visto neanche il 30% del loro reale valore. È inutile dirvi che i nomi sono i soliti, quelli che fate anche voi, perché non è che sono stupido, ripeto, non c'ho il prosciutto sugli occhi. Il rendimento di qualche giocatore lo vediamo tutti. Però bisogna anche cercare di mettere nelle condizioni migliori il calciatore per rendere al meglio. E bisogna aiutarlo per far sì che lui arrivi al momento migliore di forma. Perché credo che se lo aiutiamo ad arrivare a certi giocatori al loro stato migliore di forma, mentale, psicofisico, sicuramente possono fare il bene del TA. Io non posso pensare che in Prode è diventato scarso. Capisci Gianni? Non lo posso pensare, ma non lo dovete pensare neanche voi, perché sotto gli occhi di tutti quello che ha fatto fino a 4 mesi fa. Allora è diventato scarso. No, forse il ragazzo può avere qualche problema in questo momento. E se non lo aiuta il mister, il direttore e l'ambiente, chi lo deve aiutare? In più abbiamo avuto anche il culo di fare 20 punti in 8 partite, ma quale migliore situazione per aiutare i ragazzi a crescere? Oppure pensavamo tutti quanti che in Prode veniva e faceva 4 gol a partita, così come doveva fare Pia. Oh, ma qua c'è una componente importante. C'è una componente importante, che è il caso, il fatto. Oggi giornata storta, oppure oggi ancora non sto bene, oppure l'ambiente, oppure mi sta antipatico a Vozza. Sta antipatico un po' a tutti lui. Ci sono delle cose che qua bisogna valutare. Pia dopo una settimana l'anno scorso si pretendeva che facesse 3 gol a partita. Ma stiamo impazzendo, ma veramente sono quanti anni è che non facciamo calcio vero? A me mi sembra di impazzire. Si pretende che da un giorno all'altro qua i giocatori facciano 5 gol, 4 gol, siano i migliori del mondo. Ma voi pensate che è facile partire anche quest'anno il 9 agosto e mettere la squadra giù e lavorare? Ma quelli che stanno allo spogliatoio sono dei santi, e mi riferisco allo staff tecnico, sono dei santi che non hanno detto una parola.
ho fatto arrivare giocatori ogni 5 giorni, ogni 6 giorni, ogni 3 giorni. Abbiamo fatto arrivare anche quest'anno under in prova, vediamo com'è questo, com'è quest'altro. E non dicevano una parola. E qua puntiamo il dito. Oh, ma dove siamo? Ma dove siamo? Direttore, un'altra domanda. Al di là della costruzione last minute della rosa, hai qualche recriminazione proprio a livello magari di ruoli, di under, a livello di mercato? Guarda. Perché per esempio, ti faccio un esempio su tutti, no? Non abbiamo magari ancora visto un portiere, mio modestissimo avviso, molto valido come Giordano. Magari si poteva puntare sin dall'inizio, ti faccio un esempio, su un portiere over, non seguendo la moda di altri. Te la lancio giusto così come esempio. Guarda, guarda, hai detto delle cose sacrosante. Che tu hai detto, magari si poteva puntare dall'inizio. Quando si fa una scelta e si punta dall'inizio su un portiere under, la devi portare avanti. Inoltre abbiamo puntato su un portiere under del 97, che è diverso, perché nella nostra idea di base, concordata gli allenatori fra di loro e poi hanno riportato a me, c'era quella di giocare con una difesa a 3 con 3 over davanti a un portiere 97. Le cose non vengono fatte a caso, tant'è vero che abbiamo puntato su Pizzaleo, che vi dico anche vi dico un retroscena. Doveva essere il nostro secondo portiere, perché il primo portiere doveva essere Pardo, che è stato il 97 più richiesto dalla Serie D. E tu mi dirai, perché non gioca Pardo? Perché se lo sta meritando Pizzaleo. E io perché lo devo togliere dai pali? Fermo restando che poi, per completare l'organico, abbiamo preso un portiere importante e forte come Giordano, che oltre a fare la chioccia su sti ragazzi, è un portiere vero, serio, e che sicuramente potrà anche tornare utile. Ma è un'altra freccia che tu hai nell'arco, voglio dire, no? Ma la valutazione da fare è quella che hai detto tu. Dall'inizio si è partiti così. Questo vorrà dire, cosa vuol dire? Il ragazzo, onestamente, secondo voi Pizzaleo come sta facendo? Secondo me bene. E allora perché io mi devo preoccupare? Siccome anche secondo me è bene, a parte la partita di Torrecuso, dove il ragazzo ha avuto una partita... Un esempio, ci mancherebbe no. Allora, io perché mi devo preoccupare di levare Pizzaleo dalla porta? Perché, sai, non è... Ah, ci vuole coraggio, ma ci vuole coraggio. Pizzaleo c'ha coraggio. Pizzaleo è un portiere che fa giocare alta la squadra, gioca bene con i piedi, è sicuro nelle uscite. Ma di cosa mi devo preoccupare? È 5 cm più basso, pazienza. Ma perché pensate, ora ve la dico così, perché li vedo, li vedevo tutti i giorni, ma pensate che Miracco sia tanto meglio di Pizzaleo? Ve lo dico io, no. Ve lo dico io, no. Senti, sugli esterni che mi dici? Ragazzi, sugli over esterni, parliamo di Ammirati, Verdone e Guardini. Sugli under? Sugli under, sì. Secondo me, quello che sta facendo meno rispetto a quello che ci aspettavamo è sicuramente, tanto voglio dire, sta giocando anche meno, forse perché ha un periodo non felicissimo, ragazzi, è sicuramente Francesco Verdone, che ci ha abituati a vederlo col Marcianisio, a vederlo a Rimini l'anno scorso, anche se non ha giocato tantissimo, a fare delle partite importanti, e che quest'anno lo abbiamo subito segato, abbiamo vinto la partita con il Fondi 2-0, il ragazzo ha sbagliato 5 cross, l'abbiamo crocifisso. Giustamente tu mi dirai, lui, oh, ma questo è un pallone, chi non è abituato a giocare in certe piazze non può fare il giocatore, e c'è ragione, però dateci il tempo di valutarle le persone. Come invece vi dico che Guardiglio secondo me sta facendo molto bene, perché lo mette a destra, lo mette a sinistra, comunque è uno scugnizzo anche in campo, dimostra sempre la sua importanza. E Ammirati è un giocatore che è altalenato, perché ha avuto anche dei momenti fisici non eccezionali. E poi c'è Buonanno, che è un oggetto misterioso. Non è che è un oggetto misterioso. Cioè, ci risolverebbe parecchi problemi, perché ci potrebbe consentire di utilizzare un over in più in mezzo al campo. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Però adesso io ti faccio una domanda e te la rigiro. Quando tu c'hai un parco attaccanti come Genchi, Esposito, Alvino, Improta, Russo, e non ultimo come importanza, Buonanno, ma come età, secondo te qualsiasi allenatore d'Italia che viene qua e ha un potenziale, almeno sulla carta, un potenziale offensivo come questo, pensi che punti sull'over, sull'under davanti? Io credo di no. E sai perché? Perché le valutazioni che si sono fatte all'inizio di quest'anno sono state proprio con il grande riferimento a quello che l'anno scorso per noi è stata una lacuna, il fatto di aver fatto pochi gol all'inizio e quindi non aver fatto tanti punti. E quindi metti tre attaccanti che abbiano almeno
nel bagagliaio dovrebbero avere una quota gol importante. Poi lascia sta che non li stanno facendo, però è quella l'idea di partenza. Tu mi dirai, non li stanno facendo loro, però abbiamo una squadra che ha segnato un po' tutta, i difensori hanno segnato praticamente tutti, i centrocampisti stanno segnando. Quindi voi dite, io di cosa mi devo preoccupare? Certo, oggi devo fare una valutazione seria e dire, c'è qualche singolo che sta non mantenendo le aspettative? E cosa faccio? Lo massacro? Lo distruggo? No. No, perché sono anche ragazzi talmente seri e talmente professionali che sono loro a venire a me a dire, diretto, io lo so che non sto facendo benissimo, ma ci sto, sto lottando, sto cercando di lavorare, sto cercando di migliorare. No, invece noi qua dobbiamo attaccare quattro chiodi e crocifiggere e buttare via. Buttare via, tanto non si muta, e gioca bene, no? Buttiamo a mare 4 mesi di lavoro, senza curarsi del fatto che il mercato è chiuso e che l'intervento non lo puoi fare. Ho detto a Magagiasqua, mo, non è possibile, non è possibile. Quindi come pretendete che io vi possa mai dire che Vozza è scarso? Come pretendete? Senti, invece che valutazione fai di questo girone, di questo campionato? Hai conosciuto bene quello dell'anno scorso? Credo che sia un campionato diviso nettamente in due tronconi. Credo che ci sono 5-6 squadre sullo stesso livello, che possono tutte quante ambire alla vittoria del campionato, e poi credo che ci siano tante squadre che sono, hanno un livello, secondo me, inferiore rispetto anche alle squadre di media classifica dell'anno scorso. E credo realmente che oltre al Nardò, al Taranto, al Pomigliano, al Fondi, i due Francavilla, queste siano 5-6 squadre che non sono per niente male, sono squadre costruite secondo me anche molto bene. Il Nardò, che è la squadra che ha più giocatori di questa categoria, è una squadra che non è scarsa, è una squadra importante. La Virtus Francavilla è una squadra importante. Il Pomigliano e il Fondi, che secondo me sono quelle che poi tra l'altro hanno speso anche di più, sono squadre importanti, hanno giocatori importanti. Allora qua non bisogna pensare che siccome sei il Taranto, io ho capito che voi, dopo quello che è successo quest'estate, pretendevate che noi facessimo un mercato e portassimo qui a Taranto Ronaldinho, Weah e Pato e si vincessero tutte le partite 3-0. Ma questo non è possibile, ma non è possibile non perché la società non abbia dato i soldi per farlo. No, non è possibile perché se si vuole creare una base e dare un futuro a una società e non affossarla economicamente come hanno fatto i miei predecessori, lo si deve fare nel rispetto delle regole e nel rispetto di quella che il buon avvenire di questa società. Invece qua no, ma dove sta scritto? Tu devi fare una squadra forte che possa vincere e che possa durare nel tempo e possa non inguaiare la società. La società mi ha dato libertà, mi ha dato carta bianca di fare tutto quello che volevo. Però aspettiamo prima di dire che Montelvino è scarso. Dico Montelvino per modo di dire, eh? Aspettiamo. Quando secondo te potremmo avere un quadro definitivo completo delle potenzialità della squadra? Ma Gianni, io mi auguro domenica. Gianni, io mi auguro domenica. Io onestamente, dopo l'inizio così buono che abbiamo avuto, pensavo di essere già più di metà dell'opera. Ti dico la verità. Invece quest'ultimo periodo mi fa capire che ancora c'è tanto da lavorare. E come infatti eravamo tutti contenti. Pensano. Ma quest'ultima partita, che è stata poi il culmine forse, no, dell'involuzione, sì, che si è registrata nelle ultime 2-3, ci metterei anche tu, assolutamente, settimane. Ecco, perché improvvisamente tutto questo? Guarda, la squadra fino a prima della vittoria del Cusura, una squadra che bella, margine, crescita, che piaceva, che giocava, che faceva media di 2 gol a partita. E che sorprendeva. Che sorprendeva. Guarda, oggi tu mi dici perché questo periodo, io vado ancora peggio, dico perché Torrecuso? Cosa è successo a Torrecuso per far sì che la squadra facesse una prestazione come quella, anche se poi recuperata e quindi pareggiata la partita, però qualitativamente, tecnicamente, tatticamente non bella? Cosa è successo? E cosa è successo da Torrecuso tale da non potersi riprendere più? Allora voglio dire, c'è una cosa sola buona, togli la partita di domenica, che si continuava comunque a fare il risultato. Perché poi vinci con le San Severo, vinci con l'Isola Lidi, quindi continui a fare risultati, c'è poco da fare, si continua. E allora tu non puoi, il compito nostro Gianni è quello di non guardare sempre il bicchiere mezzo pieno, scusa mezzo vuoto, ma guardarlo molto spesso mezzo pieno, perché io devo lavorare sulle certezze e lavorare sui difetti,
ma soprattutto devo entrare nella testa dei giocatori, dobbiamo entrare nella testa dei giocatori, facendo capire che ci sono delle certezze. E se io perdo degli uomini simbolo, come possono essere, faccio dei nomi a caso, Improta, Marsilli, Genchi, ho perso tutto, perché questi sono da traino, sono trainanti nei confronti della squadra. Allora io dico, ok, non è un periodo felice, va bene, ma i risultati comunque ci stanno dando ragione. Togliamo la partita di domenica, io vado sempre prima della partita di domenica. La partita di domenica la voglio proprio cancellare, perché non mi è piaciuta come atteggiamento, come approccio, come qualità tecnica. Nonostante per 70-75 minuti la partita l'abbiamo fatta noi, non abbiamo mai subito nulla. Però noi siamo il tardo, devi andare là, devi vincere, punto, basta, c'è poco da fare. Abbiamo sbagliato, probabilmente si è sbagliato. Si è sbagliato tutti insieme. Troppi errori individuali, quando si sbaglia troppo, tu sai meglio di me perché giocare in Serie A, che due sono i motivi, o la scarsa concentrazione o un eccesso di insicurezza. Ed è così. Non voglio pensare che sia scarsa concentrazione, perché vorrebbe dire che non lavoriamo tutti, compresi i calciatori, non lavoriamo bene durante la settimana, però credo che sia eccesso di paura, non lo so, di sicuramente insicurezza, esatto. La pressione di aver vincere per forza? Probabilmente sì, però giustamente io già so qual è quello che tu mi vorrai dire. Dice, però stiamo a tardi, tu sapevi che dovevi vincere per forza. Lo so. Infatti, loro, i ragazzi, mi possono rispondere e dice, sì, lo so. Io dico, infatti, avevamo fatto 8 punti, 20 punti in 8 partite. Ci stai chiedendo di vincere, adesso di riffo di raffo noi stiamo cercando di vincere. E io non mi sento di condannarli. Poi, chiaro, si va a lavorare anche sui difetti, si dice bisogna migliorare lì, lì, lì e lì, e lo si fa tranquillamente. Ma vedo uno stress attorno a tutto l'ambiente esagerato, è incomprensibile per me, è incomprensibile. Senti, un messaggio che vuoi lanciare ai tifosi proprio anche per magari ridurre questo stress, questa esasperazione? Ma guarda, io essendo uomo di popolo, mettiamolo così, il rapporto è trentennale ormai, perché sono anche persone che mi hanno cresciuto, persone che mi hanno visto crescere, persone che hanno condiviso con me anche delle cose belle della mia carriera. Allora io mi con loro giornalmente, voglio dire, mi incontro, perché tanto veniamo dagli stessi quartieri, e l'esasperazione che loro hanno è il fatto che sono troppi anni che stanno in queste categorie, no? E io lo capisco. Il messaggio che io lancio a loro non è un messaggio di ascoltatemi, perché non sono né il Messia, anzi non sono nessuno. Non sono nessuno. Qua sicuramente non sono nessuno. Qua ho detto, Ciccio. Devo correggere, non ho detto proprio, però una cosa di vostra. Lo amano tutti, dove si va? Non dico l'amore sarebbe, però anche gli intorni. Ma guardaci. Però li voglio capire, continuare a prendere per il culo, bravi, bravi entrambi. No, io dico sempre Francesco Monte. No, non c'è bisogno di fare santo nessuno. Io credo che debba soltanto essere rispettato il lavoro che veramente facciamo in maniera stacanovista, perché non ci fermiamo mai. Io non voglio lasciare un messaggio e dire fidatevi, non fidatevi. Io quello che dico solamente, o vi fidate, non vi fidate, in questo momento noi siamo. E se ci volete stare vicini, ci state vicini, ci aiutate, prima risolviamo i problemi. Se non ci volete stare vicini, siete liberi di fare quello che volete. Io non dirò mai, non farò mai un appello. Non mi interessa, ognuno fa quello che vuole. Come a te, lui. Io ti dico, scrivi che sono alto, biondo e bello. Se vuoi lo scrivi, se no fai come ti pare. Però io credo che questa squadra debba essere aiutata. Lo volete fare? Se lo volete fare, lo fate. E se no, amen, pazienza. Io torno a vivere a casa mia. I presidenti torneranno a fare quello che fanno dalla mattina alla sera. E noi rimaniamo il messaggio, ovviamente, che lancio a tutto. A tutti, anche ai nemici. Anzi, invito i nemici a venire a cena con me. Io invito i nemici a venire a cena con me. Vediamo un attimino se hanno il coraggio di parlare con me. Vediamo. Invece di nascondersi dietro una tastiera. Sono più vigliacchi quelli di quelli che hanno menato i ragazzini. Tendici sempre ai social o ai giornalisti? In generale. Tifosi, social, giornalisti, tutto in generale. Tutti, quindi di distensione, di... Beh, voglio dire, anche perché... C'era manco bisogno che lo facessi, onestamente.
Perché, però qua siamo arrivati al punto che tocca fare anche questo. Oggi io sarei voluto venire qui e mandarvi tutti a quel paese, credetemi, perché l'indole mia purtroppo è quella, non mi riesco a fermare. Però poi dicevo, non si cresce mai, cresciamo. Distensione, uniti si vince, vogliamo continuare con questo slogan? E lo slogan per me dovrebbe essere questo. Gestire lo stress. Impariamo a gestire lo stress, perché se si vuole fare calcio in maniera importante, si sarà stressati dalla mattina alla sera. E io voglio di fare queste categorie di merda, non ce l'ho. Non ce l'ho. E allora, o ci date una mano, oppure vorrà dire che fra due domeniche cacceranno Montervino, arriverà Bozza direttore sportivo. Stiamo sempre a dare. Picce pure, manite sempre. Booster sempre. Il Taranto è dei tifosi, come dicono, la maglia è dei tifosi. Lo sappiamo. Allora, aiutateci, tutti. Chi ci vuole aiutare ci aiuti, se no noi ci mandiamo per la strada nostra, andiamo avanti per la nostra strada. Lui, io vado avanti per la strada mia. Non sei d'accordo su qualcosa che ho detto? No, neanche io sinceramente, direttore. Cioè, nel senso che massimo rispetto, ma io, cioè, per il lavoro che faccio, non ho bisogno di, cioè, non ti devo aiutare io per il mio mestiere. Esatto. Non si tratta di neanche esatto. Stessa cosa. Ma infatti non parlo di te. No, nel senso che, cioè, Fabio, ognuno deve comportarsi in questa maniera. Cioè, poi chi lo fa, chi non lo fa. E io non posso fare come fanno altri, secondo me in maniera sbagliata, dire io devo generalizzare, purtroppo sono in questo momento una figura della società dove non può, altrimenti dovrei dire io non però, voglio parlare più con Luigi Carrieri. No, io però capisco anche quello che devi dire tu, cioè io lo capisco. Però non posso essere dalla tua parte, direttore. Non puoi essere. Te la dico con una battuta, i giornalisti sono come le donne, sono un male necessario. Siccome sei una persona molto intelligente, la puoi decriptare questa. Ma non me ne voglio servire. Perché, come ha detto Luigi, il giornalista dovrebbe dire quello che vede, dovrebbe scrivere quello che vede, non quello che pensa. Permettimelo. Non devi esprimere il tuo pensiero, o meglio, attenzione, no. No, mi correggo. Tu, quando facciamo una partita, devi giustamente giudicare quello che hai visto. Non quello che hai pensato. Perché se io vedo Esposito che gioca male, ben venga, Esposito, 3, ha giocato male. Però poi non gioca a 10. Perché è amico di Montervino, il suo procuratore è napoletano e qui. E io quello mi riferisco a lui. Siccome siete persone intelligenti, capite sicuramente benissimo quello che io voglio dire. Chiaro. Io sto esattamente dicendo quello, non a caso sono contento che parlo in maniera diretta con voi, anche perché c'è una certa stima e rispetto anche del lavoro che fate. E poi tu, non è che hai scritto sempre bene di me, o sbaglio lui? Eppure sto parlando in maniera onesta, perché tu è giusto che faccia il tuo lavoro. Però chi è marcio dentro? Se scrivo male tra virgolette, io devo anche argomentare, non posso scrivere. No, non è per argomentare, perché cioè, devo fare un ragionamento. Non fai supposizioni però. No. Però dico, non fai supposizioni. No, qua troppo facilmente si fanno supposizioni. Ognuno risponde, cioè ognuno è responsabile di quello che scrive, risponde a propria coscienza. E io quello che dico, dobbiamo imparare tutti a prenderci la responsabilità di quello che diciamo, di quello che scriviamo, no? Magari può essere sotto il dubbio sulla casualità. Chi è il procuratore? Fedele. Sì? Chi sono questi giocatori? Improta, Chiavazzi. Mi dispiace. Siete male informati. Che Improta il procuratore è l'avvocato De Rosa. Manganelli il procuratore è Carlo Luisi. Chiavazzi il procuratore... No, l'unico giocatore di Fedele è soltanto Guardiglio. Siete male informati. Manganelli di Carlo Luisi. Siete male informati, Gianni. Purtroppo vanno fatte credere che ha andato papà con una rete. E voi siete contenti e andate dietro. Tra l'altro, io ho preso 3 giocatori dell'avvocato De Rosa. Ho preso un giocatore di Carlo Luisi, uno di Giovanni Caterino, uno di Giovanni Pimonte, uno di Gaetano Fedele, uno di Lino Perrelli, forse 2 di Lino Perrelli, uno di Gianni Prete, Tarantino, uno di Francesco Saccomanno, un altro Tarantino. Ho cercato di prendere un giocatore di Angelo Fumarola, un altro Tarantino. Siete purtroppo...
Si va carissimo, non è che non dico cosa, andate troppo dietro alle chiacchiere. Ah, tra l'altro, giusto per... Fedele non ha preso manco soldi della procura, No, così, su guardiglio, potete chiedere conferma al presidente. Così magari correggiamo anche il tiro. Tra l'altro guardiglio è venuto qua a metà prezzo, perché a Ischia guadagnava il doppio di quello che guadagna qua, perché metà ce l'ha pagato l'Ischia. Che sia chiaro, visto che ha parlato, informatevi prima di parlare. Prego. Parliamo della partita con Guardo, alla luce di tutto quello che è successo, no? E dello stato d'animo dei calciatori, pensi che si possa arrivare a questa partita con il giusto piglio? È la partita migliore che ci poteva capitare. Sarebbe stata assurda e bruttissima una partita Taranto-Serpentara. Sarebbe stata allucinante. Invece Taranto-Naldo è la partita più bella che ci poteva capitare. Perché tanto non c'è neanche... Cioè, i calciatori non possono non caricarsi per una partita del genere. Dopo tutto quello che è successo poi tra l'altro in queste settimane. Quindi voglio dire, la partita migliore che ci poteva accadere. Sono estremamente contento di questo. E poi può essere un chiaro segnale che magari la squadra può dare all'ambiente. Perché non far capire a tutti che ci siamo. Senti, come te l'aspetti l'atteggiamento del pubblico domenica, della curva in particolare? Io non credo che tutta la curva abbia accettato il comportamento che hanno avuto una parte della tifoseria, almeno mi auguro. E poi dai messaggi di solidarietà che ha avuto sono convinto di questo. Credo che faranno il solito. Non so, è come se ho la sensazione che questa settimana, questa partita successa a Torre de Greve sia come una bolla di sapone che adesso prenda, vola via e non se la ricorda più nessuno. E la speranza che io ho è esattamente questa, che accada esattamente così, perché non la voglio ricordare né come partita fatta, perché purtroppo la vedo come te, la partita è stata veramente ridicola. Non posso dirti di no, Gianni. Però vedo anche, insomma, non bellissimo tutto quello che è successo in settimana, quindi la voglio dimenticare. Questa settimana, quella compresa la partita di domenica scorsa, la voglio dimenticare. Quindi così? Ok, grazie.